Bentornati, miei ombri, in questo nuovo video su Pokémon Scudo. Abbiamo momentaneamente finito la caccia ai Gigamax e quindi oggi direi che ci dirigiamo alla torre lotta. Allora, andiamo subito ad aprire la mappa e prendiamo il nostro volo taxi per Galwick. Eccolo qua. Allora, voglio fare la torre lotta non tanto per farvi vedere o insegnarvi chissà che cosa, perché sapete che non sono un esperto di Pokémon, tra parentesi lo dico perché non voglio assolutamente ergermi a maestro, ci mancherebbe. Però c'è un oggetto molto utile che ci serve per verificare le EV del Pokémon, ovvero quelle statistiche nascoste che attualmente non si possono ancora vedere. Come facciamo? Allora, innanzitutto entriamo qua e vado a prendere questo bellissimo Pokémon qua, ovvero tipo 0, se non sbaglio si chiama. Tipo 0, esatto. Ok, non l'avevo ancora preso, non c'ero mai entrato. O meglio, ero entrato nella torre lotta, ma non ero mai andato a parlare con la tizia qua. Eccolo qua, tipo 0. Perfetto, registrato nel Pokédex, quindi altro tassello per completarlo. Ancora ci mancherà tanto, ma ok. E poi ci danno le ROM. Ok. Per farlo cambiare di tipo in base alla ROM che gli si dà. Va bene, ma a parte tipo 0, allora vi faccio vedere un po' com'è la torre lotta. Innanzitutto qua c'è il negozio PL, ovvero punti lotta, che è molto importante perché permette di cambiare le nature dei Pokémon. Non so dirvi se utilizzando una di queste mente sul Pokémon cambia proprio la scritta da, non so, natura quieta a timida, o semplicemente cambiano le statistiche. Sta di fatto che cambia appunto la natura, perché le statistiche vanno a modificarsi in base alla menta che andrete a prendere. Vedremo poi che i punti lotta però sono abbastanza ostici da farmare e quindi bisognerà utilizzare veramente con parsimonia queste mente, in sostanza. Bisogna pensarci bene prima di utilizzarne una su un determinato Pokémon. Ok, qua invece abbiamo diversi oggetti che ci possono essere utili proprio anche per la torre lotta o comunque per quanto riguarda il gioco competitivo. Per esempio abbiamo benda scelta, lenti scelta, stola scelta, assorbisfera, insomma un po' di strumenti utili sicuramente al gioco competitivo, se vogliamo. Ok, il tappo d'argento poi lo vedremo dopo, a cosa ci serve. Qui, ok, qui ti fa scegliere la squadra per entrare e entrare nella torre lotta in sostanza. Lui invece è il tizio che sottopone i Pokémon all'allenamento pro. Solo Pokémon che hanno raggiunto il livello 100. Nel mio caso, io ho Pikachu, Tyranitar, Tyranitar, Zamazenta e Lapras. Qui ci sono gli unici Pokémon che ho al 100. Ho già fatto fare un allenamento pro ai Tyranitar, se non sbaglio. Se noi infatti andiamo a selezionare il Pokémon, vabbè, in questo caso appunto ci dice che il Tyranitar è già così pro che nemmeno un professionista come me può fare di meglio. Questo perché ho già potenziato al massimo il mio Tyranitar. Lapras, per esempio. Selezioniamolo. Allora, abbiamo tappi d'argento. In questo caso ho un tappo d'oro. Il tappo d'oro ancora non l'ho ottenuto, ma abbiamo 7 tappi d'argento. Ti chiede quale statistica vuoi aumentare. Vuoi, diciamo, potenziare a Lapras. Io adesso non la farò perché voglio tenermeli da parte i tappi d'argento e utilizzarli solamente a determinati Pokémon in sostanza, perché insomma i tappi d'argento non sono poi così facili da trovare. Ok? Si possono sia comprare con i punti lotta che attraverso i due fratelli che si trovano nelle terre selvagge che cercano i tesori. Quindi scegliendo una di queste statistiche, consumerete un tappo d'argento e il Pokémon andrà a potenziarsi a seconda di quello che sceglierete. Quindi, ok. Lui invece, in sostanza, ci dà delle squadre lotta in prestito, solamente quindi utilizzabili all'interno della torre lotta. Per esempio, scegliamo una squadra a casissimo, Impulso. Ti interessa questa squadra lotta? Dimmi di più.
Consigliata per le lotte in singolo, questa squadra possiede un vero e proprio arsenale di mosse che aumentano le statistiche. Duraludon può aprire le danze con riflesso o schermo luce per poi lasciare la scena a uno degli altri due Pokémon. Ti interessa questo? Io faccio no perché voglio utilizzare i miei Pokémon, anche se non sono un esperto, non so effettivamente quale squadra usare, però una piccola ideuccia ce l'ho. Allora, benvenuto nella Torre Lotta. Cosa posso fare per te? Voglio lottare? Assolutamente sì. Lotta in singolo o in doppio? Direi in singolo, preferisco. Qui abbiamo la nostra squadra. E qua, se non sbaglio, ecco, e qua c'è la squadra Impulso che ci ha prestato l'altro tizio. Allora, io utilizzerei la mia squadra. Esatto. Eternatus. Zamazenta, andiamo pesante ragazzi, non so se sia una squadra buona o meno, io provo. Lapras, ok. Perfetto. E terminiamo qua. Va bene, tutti i Pokémon verranno portati a livello 50 per sfidare la Torre Lotta, anche nel caso li abbiate più scarsi, quindi tipo a livello 20 o 30, automaticamente ve li portano a livello 50. Ok, e iniziamo la Torre Lotta. In cosa consiste? Delle sfide. Una dietro l'altra, senza la possibilità di utilizzare durante la lotta lo zaino, quindi non potrete curare i vostri Pokémon in alcun modo. Poi chiaramente alla fine di ogni lotta vengono curati in automatico. Teoricamente gli allenatori che sfidiamo qua dovrebbero essere più forti rispetto a qualsiasi altro allenatore o capopalestra abbiamo incontrato durante la nostra avventura. Quindi questo ci permette di migliorarci, come nel mio caso, perché ne ho veramente bisogno. Ebbene, ok, allora, iniziamo. Abbiamo un Hitmontop, Hitmonchan, scusate. Cannone Dynamax. Ma sì. Allora, speriamo che il nostro Eternatus sia abbastanza potente da... Madonna, si è fatto tentennare. Da mandarne KO, insomma, diversi di Pokémon. Conto su di lui, diciamo. Ok. Che dannato. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ok. L'obiettivo di oggi, ragazzi, è quello di arrivare alle 6 lotte vinte, perché sblocchiamo l'oggetto che ci permette di leggere le IV del Pokémon. Quindi ci proverò, ci proveremo. Allora, vai con cannone Dynamax e mandiamo KO il buon Hitmonchan. Eccolo là. Via. Beh, con Eternatus siamo abbastanza avvantaggiati perché sapete che ha delle statistiche distruttive. E quindi ok. Allora. Raggio infinito, nel turno successivo non può agire. Però, secondo me, lo mandiamo KO. Boom. Ciao. Speriamo. Yes. Ok, magari bastava anche il cannone Dynamax. Però, così non rischiamo. Hitmontop. Ok. Adesso noi dobbiamo riposare, ma io direi di cambiare Pokémon, così andiamo meglio. Vediamo. Lapras, no, ci distrugge perché è tipo lotta. Andiamo a Zamazenta, giusto per dare il cambio ai Tyranitar, ragazzi. Probabilmente non ce n'era bisogno, ma va bene, sapete che io non sono un grande stratega, quindi sto imparando ancora. Ok. Aumenta pure le tue statistiche. Noi andiamo, io direi, di colpo maestoso. O di zuffa. No, zuffa no. Colpo maestoso. Che balle questo individuo. Vabbè, gioca in difesa. Perfetto. Ci siamo.
Siamo sopra la metà, sì. Perfetto. Altro colpo e va KO. Ah, una bacca. Recupera la vita, immagino. Ok. Quasi quasi riutilizzo Zuffa. Quasi quasi. Non saprei. Sì. Anche se riduce la difesa lo stesso, ragazzi. Male. Ok, vabbè. Insistiamo. Ancora Zuffa. Peccato, per poco. Vabbè, dai, ce la possiamo fare. Nessun problema. Sì, lo so, siamo di tipo acciaio e quindi si fa parecchio male, effettivamente. Però, vabbè, poco male perché tanto adesso lo mandiamo KO. Via. Ciao ciao. Ok, come avete visto, non sono granché nelle lotte Pokémon, ragazzi, eh? Quindi, ma in realtà non mi interessa neanche. Non è una scusante per dire che sono scarso. Semplicemente non mi interessa specializzarmi, cioè non ho intenzione di fare il competitivo e via dicendo. Ok, 2 punti lotta. Pensate che le mente, se non sbaglio, costano 50 punti lotta. Quindi capite che è abbastanza impegnativo, per quello vi dicevo, bisogna pensare bene a quale menta comprare e a chi dargliela soprattutto. Dobbiamo essere sicuri al 100%. Ok. Vileplume. KO con lanciafiamme, direi. Vai. Lotta. Lanciafiamme. Non ho messo alcuno strumento a Eternatus, in realtà. E direi che ci stava bene. Come si chiama? Mi ricordo sempre il nome in inglese, ma non mi ricordo quello in italiano. Comunque, il Life Orb, quello che potenzia le mosse, ma toglie un po' di vita. No, non va capo. Vabbè, non gliel'ho messa. Vabbè, pazienza, pazienza. Nessun problema, ce la faremo lo stesso. Vediamo di arrivare alle 6 lotte, che non sarebbe male. Ok. Dovrebbero essere scaglionate, cioè non so se tipo adesso tra 6 lotte ci fa fermare e ci fa poi eventualmente ci dà poi la possibilità di proseguire o di uscire un attimo dalla torre lotta perché non so come funzioni. Cioè se io uscissi adesso credo che dovrei ricominciare. Credo. Oppure si stoppa. Questa è una cosa che non so, sinceramente. Vabbè. Noi andiamo avanti fino alle 6 lotte, tranquillamente. Shift, vabbè, direi sempre lanciafiamme. Ok. Perfetto. Questa volta è andato KO subito. Grande Eternatus. Lifeon. Di nuovo lanciafiamme. Eh sì. Andiamo. Yes, KO. Ok, ragazzi. Quest'altra lotta è andata ancora più liscia. E vai, altri 2 punti lotta, suppongo. Esatto. Ah, ok. Ricompensa per essere salito di grado. Caramella rara, siamo a livello 2. 3 punti lotta. Ok, vedete? Abbiamo avuto la risposta ai miei dubbi. Quindi se io adesso vado avanti, mi dovrebbe riprendere, ecco esatto, il numero di vittorie è 2. Ok, bene, proseguiamo ragazzi. Voglio arrivare al livello 6, se ci riesco. La squadra direi di tenere sempre questa. Forse piuttosto di un Lapras sarebbe stato meglio un Inteleon, per esempio. Vabbè. Per ora mi sono tenuto questi Pokémon qui, anche perché erano i Pokémon che avevo nella squadra, effettivamente. Comunque, andiamo avanti. Ok. Fai pressione, bravo Eternatus. Zarina! Beccati un lanciafiamme. Protezione, maledetta. E vabbè.
Proseguiamo, ancora lanciafiamme. Vediamo se andrà a KO. Ah, peccato. Scottato. Grandissimo Eternatus. Ok, aumenta la velocità. Ma con la scottatura va a KO. Ciao ciao, Zarina, è stato un piacere. Andiamo avanti, prossimo incontro. Ancora. Shiftry. Gli piace. Come Pokémon, gli piacciono quelli della Torelotta, vabbè. Meglio così. Andiamo di lanciafiamme e lo mandiamo KO. Presumo. Esatto. Avanziamo ancora. Ultimo Pokémon, vediamo. Ok. Di nuovo lanciafiamme. Sherrim si pronuncia. Penso di sì. Ok, anche questa è andata veramente in scioltezza. Penso che ci stia aiutando molto Eternatus perché è un Pokémon assolutamente imbarazzante. Ma va bene così. Non ci sono regole per cui si possono utilizzare anche i Pokémon leggendari. Va bene. Espeon. Ancora devo catturare tutte le Eeveelution. Lo farò presto. Anche perché devo completare il Pokédex per il croma amuleto, assolutamente. Ci vuole un casino, ma spero di farcela. Allora. Ma sì, cannone Dynamax ci può stare, dai. Secondo me non lo mandiamo KO, però. Ok. No. Allora, facciamogli un'altra con una Dynamax. Poi però si addormenterà. E io lo sostituirò. Di conseguenza. Ok, ciao Espeon. Non c'è neanche la possibilità, ragazzi, come avete visto, di cambiare il Pokémon prima che l'altro ne mandi un altro. E quindi, ok. Fango bomba super efficace, purtroppo siamo addormentati. Allora, direi di provare con Zamazenta e utilizzarli, sì, oppure anche Lapras con gelo raggio. Andiamo a Zamazenta con colpo maestoso, che forse è meglio. Non ho mai utilizzato Zamazenta senza l'oggetto, senza lo scudo, insomma, senza la trasformazione. Non so se sia utile o meno, sinceramente. Magari c'è qualche build particolare che non prevede l'utilizzo dello scudo? Non lo so. Bisogna controllare. Togekiss. Peccato. Ok. Non ci preoccupa. Andiamo ancora, io direi sì. Proprio colpo maestoso, per forza. Sgranocchio. No, vabbè. Non rischiamo sgranocchio. Probabilmente lo mandavamo KO anche con sgranocchio, però. Andiamo ancora di colpo maestoso, tanto le battaglie sono corte. Il rischio di finire PP non c'è. Più o meno. Ok. Vabbè. Ci colpisce. Allora, Frostmourne, qui ci serviva lanciafiamme. Ma anche colpo maestoso in teoria. Eh sì, vai. Frostmourne è di tipo acciaio? È acciaio ghiaccio? Solo ghiaccio? Non mi ricordo, ragazzi. Vabbè, comunque, anche questa battaglia è stata fatta. Quarta battaglia vinta, ragazzi. Fino a qui è abbastanza semplice. Non so quanti piani ci siano, quante battaglie ci siano da sfidare. So che alla fine, però, ci sarà Dandel per una sorta di rivincita. Allora, nuovo grano, caramella rara, va bene. 3 punti lotta. Aspetto. E noi proseguiamo, ragazzi. Voglio lottare. Sempre lotta in singolo, sempre gli stessi Pokémon, direi. Oppure
Andrebbe quasi di cambiare. Eternatus, Pikachu e Lapras. Complichiamoci la vita senza Zamazenta, dai. Giusto per. Questa è la quinta, se non sbaglio. Quindi probabilmente ogni due lotte ci dà una ricompensa. Almeno per ora è stato così, poi non lo so. Claydol. Ma io gli andrei di cannone Dynamax. Ok. Sarebbe anche raggio infinito. Usiamogli raggio infinito, ragazzi, dai. Spero di mandarlo KO almeno. La potenza di 160 è devastante. Boom. Ah, peccato. Non è andato a capo, vabbè. Ah, levita roccia. Ok, quindi Pokémon che entreranno subiranno dei danni, poco male. Ci paralizza? No. Attacco speciale. Ah, vabbè. Chi se ne. Adesso vai capo, amico. Ciao ciao. Perfetto. Claydol ci saluta. Vediamo che altro c'è. Gotitel. Mai visto questo Pokémon, ragazzi. Sì, però dovrei averlo già affrontato perché se qua mi dà le indicazioni. Non so che tipo sia. Probabilmente psico. Vabbè. Allora. Usiamo Fango Bomba, dai. Tanto per, magari lo avvelena. No. Ci paralizza, va bene. Quasi quasi sarei tentato di cambiare Pokémon. Però non ho niente di super efficace. Lapras ho paura che mi fa del male. Andiamo Pikachu, dai. Provo con Pikachu, ragazzi. Lo so, rocce aguzze. Cozzata Zen. Aia. Tra l'altro c'è anche appunto da spotizzare la Gigamax e la Dynamax. La Dynamax. Ma ancora non ho avuto l'opportunità. Oddio, me lo manda KO, mi sa, eh. Andiamo di tuono. Ce lo manda KO. Vabbè. Forse era meglio non cambiare Eternatus, non credevo però mi togliesse così tanto. Evidentemente Pikachu ha una difesa abbastanza imbarazzante. Allora, non lo so se questo Pokémon ha attacchi di tipo elettro, non ne ho idea. Tolgono un casino quelle rocce però, eh. Allora, utilizziamolo perché tanto è l'ultimo. L'ultima possibilità di usarla, non so, Dynaflus, dai. Proviamo. Proviamo. Anche perché dopo ho solamente Eternatus paralizzato. Rischio, rischio, ragazzi, rischio. Per me nessuna battaglia è facile, quindi. Ok. Aumentiamo almeno un po' di PS. Prana, aia. Meno male. Ma che tipo è, cacchio? Anche Frana, cacchio come abilità. Sì, lo so, ho già detto cacchio, ma cacchio cacchio proprio. Vabbè. Se si becca con Frana ho paura che. Fa parecchio danno. Dai. Regge bene Lapras perché ha una buona difesa. E tanti PS, quindi ok, meno male. Adesso chi manda? Roserade. Serviva anche qui. Vabbè, però abbiamo Giga Melodia che è super efficace, giustamente. Essendo un Pokémon di tipo erba.
Protezione, no. Non si può portare. Ok. Non lo so perché non si è protetto. Forse l'abilità che ho utilizzato ha effetto anche appunto sugli attacchi, su chi utilizza protezione e via dicendo. Vabbè, non lo sapevo. Gelo raggio. Ne abbiamo tolto pochino però prima. Ti fa recuperare la vita? Eh sì. Maledetto. Vai. Ok. Ah, prima si è aumentato la difesa quando gli ho fatto il mio attacco. Ecco perché gli avevo tolto poco. Tolto di più adesso, che non sono gigamaxizzato. Va bene. Capo Rose Raid. Ciao ciao. E anche la quinta battaglia, ragazzi, è completata. Un po' di fatica, ma piano piano affinerò la mia tecnica. 2 punti lotta. Continuiamo a lottare. Assolutamente sì. Arriviamo alla sesta battaglia. Dunder. Non sono più il campione, ma non significa che mi farò battere facilmente. Sei pronto? Questa non la so, non me l'aspettavo. Cioè, sapevo che c'era Dandel nella torre lotta, ma non già al sesto livello. Ok, va bene, ci metterà subito alla prova. Spero di farcela. Ok, allora lui dovrebbe essere di tipo lotta. Posso solo usare il cannone Dynamax o raggio infinito. Andiamo di cannone Dynamax. Meno male, Eternatus è veloce, quindi attacca più o meno sempre per primo. Sismitoad. Colpo di fango. Super efficace, maledetto. Vabbè. Vabbè. Ok. È stato più veloce di noi. Ah, perché aveva l'abilità geloscheggia. Allora. Vabbè, io direi Pikachu. Grande Pikachu. Direi che lo tengo in campo. E andiamo ancora. Il Giga Pika Folgori. Ovviamente, ragazzi. Tipo volante. Ah, la prima Gigamax. Speriamo di riuscire ad attaccare prima, perché altrimenti ci distrugge. Sapevo. Adesso rischiamo di brutto, ragazzi. Ma di brutto, proprio di brutto. Abbiamo Lapras, che teoricamente potrebbe esserci utile, però rischiamo comunque. Rischiamo perché Charizard, se ci fa tipo un terremoto, mi sa che ci distrugge. Vabbè. Gigavampa. Ok, si è riparato. Non ce la facciamo. Non ci posso credere. Ti prego. No. Perso. Doveva succedere prima o poi. Ha cambiato Pokémon questo dannato. Maledetto. Vabbè. Cannone Dynamax è super efficace, quindi i temi sbarazzo velocemente. Credevo avesse sempre gli stessi Pokémon e invece no. Quindi non si possono fare strategie. Ho una sorpresina per te, Charizard. Tiranitar. Boom. Dynamax e Dynamacigno. Ciao Charizard, è stato un piacere. Via. Next. Vediamo chi ci manda. Non c'è problema. Ciao. Boom. Grande Tiranitar. Sapevo che potevo contare su di te. Ottimo ragazzi. Ce l'ho fatta a battere Dunder, eh? Ce l'ho fatta. Eccolo qua. Come ricompensa per la tua vittoria potrai salire di grado alla torre lotta. In teoria adesso ci dovrebbero dare il famigerato strumento. Ero sicuro che superare il primo gradino della torre lotta sarebbe stato un gioco da ragazzi, insomma, per te e per i tuoi Pokémon. Ma
non pensare che sia finita qui, ti aspettano molte altre sfide qui alla Torre Lotta. Ti sei guadagnato una delle mie card rare per la tua collezione. Wow. Ok, vediamo lo strumento. Metti una ricompensa per rendere onore al tuo nuovo grado. Due caramelle rare. Tappa d'argento, ottimo. Ciuffo di menta audace. Suo attacco aumenta più facilmente a scapito della velocità. Ok. Il sistema di valutazione è stato aggiunto ai box. Scegli la musica di sottofondo. Ok. Eccolo qua. Allora, controlliamo subito il nostro strumentino per vedere, per esempio, l'AV di Eternitus. Ah, eccolo qua, ragazzi. Con il tasto più, una volta che siete nel box, nella visuale del box almeno, premete appunto più. E valutazione potenziale eccellente. Come vedete qua ci sono delle definizioni tipo attacco speciale stellare, difesa speciale stellare, velocità stellare, difesa al top e attacco stellare. In pratica ho un Eternatus con 4 IV al 6 e al top non lo so se penso siano al 5. Adesso non so bene tutta la scala. Però ragazzi, in questo modo possiamo vedere se i nostri Pokémon sono effettivamente buoni o no. Per esempio, questo Lapras direi proprio di sì. Ha 4 IV al 6, poi c'è notevole eccellente, devo verificare un po' cosa significa, probabilmente eccellente al 4 e notevole al 3, presumo. Zamazenta invece è stellare, stellare, stellare. E direi che siamo a posto, ragazzi, per questo episodio. Abbiamo visto velocemente come funziona la Torre Lotta. Pur sapendo che io stesso devo migliorare nelle lotte, che questo non voleva essere una guida su come diventare campioni di Pokémon, campioni mondiali di Pokémon, era giusto per vedere un po' il funzionamento della Torre Lotta e per prendere soprattutto lo strumento per il calcolo delle IV. Perfetto, ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Ci rivediamo in un prossimo video che dovrebbe essere un'altra mini guida, questa non la considero una guida, aspetta perché qua c'è uno strumento. Ok. E perfetto. Come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utilizzati qui in messaggio li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.